Il comune di Roseto traccia il bilancio di fine anno a quasi metà del mandato dell'amministrazione guidata da Mario Nunes. Roseto torna a crescere con la svolta, questo è il claim, per presentare 12 mesi di risultati con linee di sviluppo su tutti i fronti, a partire dal risanamento di bilancio ai 42 milioni di euro di opere pubbliche, alla grande attenzione per il sociale e ovviamente alla crescita sul fronte turistico della Città delle Rose. Soddisfatto del tempo che stiamo impiegando a servizio della città, soddisfatto delle competenze messe in campo e che stanno crescendo in maniera esponenziale, direi, e soprattutto soddisfatto della squadra che ha idealmente, anche fisicamente, rimesso mano sul programma, ha cresciuto da quelle che sono le azioni poste in essere. Quando si può rendicontare di ciò che si è fatto e di ciò che si sta facendo, credo che si possa essere soddisfatti e, come dicevo in conferenza stampa, andare in giro per la città a testa alta, guardando negli occhi quelli che sono poi i nostri portatori di interesse, cioè i cittadini. Grande soddisfazione su tutti i campi, dalle opere pubbliche, manutenzioni, sull'esponenziale crescita turistica a livello di servizi e di qualità, sul sociale tanto si è fatto anche di un allargamento di enti di secondo livello, sull'urbanistica e rigenerazione urbana, oltre all'ampliamento degli spazi riservati a parcheggi e quindi alla vivibilità del territorio si sta lavorando a importanti strumenti, quello diciamo principe, quello maggiore sarà proprio quello del piano regolatore generale, senza tralasciare quelle che sono varianti tecniche normative che, come diceva l'assessore Mazzocchetti, permettono anche una vivibilità di un territorio e anche un aggiornamento al passo con i tempi e poi appunto il personale, la macchina amministrativa che in qualche modo abbiamo trovato deficitaria e sulla quale stiamo lavorando sia su motivazioni, su qualità degli ingressi nella macchina amministrativa e anche poi sul numero. Poi lo sguardo va a quello che sarà il 2024 nelle intenzioni del primo cittadino, a come immagina la Roseto del futuro. Se pensa alla Roseto del 2024 cosa si immagina? Immagino una Roseto che continui a crescere verso quella svolta che abbiamo sognato e che tanti cittadini continuano a volere in maniera determinante. Immagino una città che possa aggiungere eventi che danno lustro al nostro diciamo, brand cittadino. Immagino la conclusione di tanti lavori, di progetti che abbiamo saputo intercettare e che si stanno concludendo. Immagino che la squadra a servizio della città possa continuare a crescere anche e soprattutto guardando anche ad enti di secondo livello nei quali non solo abbiamo dei ruoli importanti ma dei quali vogliamo in qualche modo continuare a crescere a livello di relazioni, a livello appunto di saper lavorare in squadra.